Ciao ragazzi, oggi è arrivata una scatola davvero speciale, non molto grande e non molto pesante, ma è firmata con un nome che ci piace molto. Ve la faccio vedere. Eccola qua, involucro abbastanza anonimo, ma firma Motor Quality. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Procedo con l'apertura e vediamo se riusciamo a intuire qualcosa di più. Vogliono tenermi anche a me sulle spine. Oh oh oh! E qua arriva il bello. Due nomi che mi fanno già impazzire. Brembo, ma soprattutto Racing. E allora andiamo un po' più nel dettaglio, andiamo dentro la scatola. Attenzione, pensavo fossero due, ma sono di più. Allora le tiro fuori tutte così caviamo ogni dubbio. E allora, tre scatole interne, mi sento come un bambino Natale, stessa eccitazione. Diverse per peso, ma molto simili nelle dimensioni. Vediamo un po', io partirei da quella più leggera, questa è un pochino più pesante e questa è più pesante. E allora andiamo a vedere cosa contiene. Brembo Racing, l'abbiamo già visto, quindi c'è già sapore di componenti speciali. Lo faccio vedere prima a voi. Wow, una pompa Brembo, ovviamente, RCS, corsa corta RR. Beh, direi che questa è assolutamente una pompa freno. Lo vediamo da questo particolare e nuovo meccanismo di regolazione. Permette di regolare in modo assolutamente preciso la corsa a vuoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo andare a modificare proprio la prima parte di frenata, l'attacco, se lo vogliamo più racing, quindi più aggressivo, oppure un po' più morbido. Prima scatola, uno stupendo regalo. La richiudiamo un attimo e la mettiamo da parte e andiamo a vedere cosa c'è nella seconda. Sempre giorno di festa, sempre sensazione di Natale, di regalo. Ecco, questa è una cosa che i motociclisti potrebbero veramente volere sotto l'albero. Potrebbe apparire del tutto identica alla pompa freno, ma questa la riconosciamo, è una pompa frizione. In questo caso non c'è la regolazione della corsa a vuoto su tre livelli, ma abbiamo comunque la regolazione dell'interasse pompa, anche qui per andare a modificare l'attacco, in questo caso della frizione. Questo può servirvi magari in pista o magari anche nell'utilizzo normale per andare proprio a costruirvi un attacco più morbido o più aggressivo della frizione, soprattutto in scalata. Quando vogliamo magari che la moto abbia un freno motore un po' più morbido, possiamo andare ad agire proprio sulla frizione, a regolare l'interasse e quindi la morbidezza di rilascio della frizione e ovviamente la precisione. Ovviamente per entrambe le nostre pompe abbiamo lo snodo antirottura. Se dovessimo appoggiare la moto involontariamente per terra, la leva andrebbe a rompersi malauguratamente in questo punto, quindi senza andare a intaccare la parte, diciamo, meccanica delle due pompe. Ma rimane ancora una scatola. Ed ecco qua. Pronti? Pinza, freno, mono blocco. Io vorrei trasmettervi la sensazione che si prova a tenere in mano un oggetto costruito con questa qualità e che si porta dietro anche questo nome e questo alone di, no di mistero, di funzionalità. Questo arriva direttamente dal mondo delle corse. Vedo i quattro pistoncini interni che agiscono sulla coppia di pastiglie, eccole qua. Quindi abbiamo una pinza monoblocco, quattro pistoncini. E allora voglio con voi costruire visivamente qui un attimo il ponte di comando dei sogni della nostra moto sportiva. E allora metto davanti una pinza Brembo monoblocco con la bella scritta rossa laterale e la comando con la mia pompa freno RCS corsa corta RR con regolazione della corsa
a vuoto. Insomma, questi due componenti insieme mi daranno la massima potenza frenante, ma anche la massima possibilità di costruire le reazioni dell'impianto frenante secondo le mie esigenze, quindi pista, strada, guida aggressiva, guida normale, insomma tutto quello che serve per andare sicuri, sereni e anche veloci, solo dove si può. Buon Natale!